L'assassinio di primo grado, omicidio premeditato. È il finale dei delitti sottoposti alla competenza della nostra Corte Criminale. Avete assistito a un dibattimento lungo e complesso, signori giurati, ed è ora vostro dovere cercare di stabilire la linea di demarcazione fra realtà e fantasia. Un uomo è morto, è in gioco la vita di un altro uomo. Se in qualcuno di voi insorge il dubbio ragionevole circa la colpevolezza dell'imputato, dovrete dichiararlo innocente. Se per contro non v'è dubbio ragionevole in alcuno di voi, dovrà essere dichiarato colpevole. Qualunque sia la vostra decisione, deve essere unanime. Vi esorto a deliberare onestamente dopo matura riflessione. Incombe su di voi una grave responsabilità. Grazie, signore giurati. Intendo dire che non voglio stabilire regole precise.
Se vogliamo prima discutere e poi votare, possiamo farlo. Oppure possiamo votare subito e vedere a che punto siamo. Ah, votiamo subito. Chissà che non si riesca ad andarcene il resto a casa. Ma sì, vediamo a che punto siamo. D'accordo, votiamo adesso. C'è qualcuno che non desidera votare? Bene. Ora, tutti quelli che votano colpevole alzano la mano. Voti favorevoli alla condanna. Innocente? Uno. Beh, 11 voti contro uno a favore della condanna. Ora sappiamo a che punto siamo. Ma davvero lei lo crede innocente? Non lo so. Non lo so. Andiamo, io non ho mai visto un uomo che colpevole di costui in vita mia. Anche lei era seduto e ha ascoltato quello che ho ascoltato io. Quest'uomo è un delinquente pericoloso e lo abbiamo visto. Ha 19 anni. Sono 19 anni, insomma, è abbastanza maturo. Ha coltellato suo padre. Quattro dita dentro il petto. Un angioletto di 19 anni. Lo hanno dimostrato in 10 modi diversi. Vuole forse che glielo ripeta? No. Ma insomma, lei crede alla sua versione? Non lo so se ci crede o meno. E allora perché voti innocente? Ci sono stati 11 voti favorevoli alla condanna. Non mi riesce facile alzare la mano e mandare un ragazzo a morte senza averne prima discusso. E vorrebbe forse insinuare che ho votato affrettatamente? Non ho detto questo. Sì, caro. Io lo credo colpevole e non riuscirebbe a farmi cambiare idea neanche se stessimo qui a parlarne per 100 anni. Ma io non voglio farle cambiare idea. Voglio soltanto parlarne un po'. Sentite, questo è un ragazzo maltrattato dalla vita. Abita nei bassi fondi, a 9 anni ha perduto la madre, non è certo un inizio a brillare. È un ragazzo duro, collero. Non sapete perché i ragazzi dei bassi fondi si riducono in questo modo? Perché li picchiamo, li pestiamo una volta al giorno, ogni giorno. Mi pare che gli dobbiamo almeno poche parole. Ecco tutto. Lasci che le dica una cosa, mio caro signore, noi non gli dobbiamo proprio un vendito. Ha avuto il suo bravo processo, no? Ma lo sai quanto costa un processo? È stato fortunato. Ma via, non siamo più bambini qui dentro. Vuol forse darci ad intendere che dobbiamo prestare fede a costui? Adesso che l'abbiamo visto da vicino, io ci ho vissuto tutta la vita in mezzo a quella gente. Non si può credere a una sola parola. E lei lo sa. Io non lo so. Che cosa terribile credere per l'uomo. Da quando la menzogna è diventata una caratteristica di classe? Non esiste un monopolio per la verità. Basta, per cortesia. Oggi non è domenica. E non abbiamo bisogno delle sue prede. Quello che dice quest'uomo è quanto mai pericoloso. Non vedo il motivo del disturbo. Mi pare che ci si dovrebbe comportare da persone civili. Giustissimo. Se dobbiamo discutere il caso, parliamo di fatti concreti. Sono d'accordo su questo punto. Abbiamo un lavoro da svolgere. Svolgiamo. Scusate, se i signori non dispiace, chiudo la finestra perché mi arriva l'aria nel collo. Scusate. Io sto pensando a una cosa, voglio dirvela subito. Penso che tocchi a noi altri convincere quel signore che noi abbiamo ragione e lui ha torto. Quindi se ciascuno di noi impiegasse qualche minuto per farglielo toccare con mano, per così dire. La proposta è ragionevole. Facciamo un giro d'opinione. Bene, cominciamo subito. Va bene, allora toccare. Ecco, io lo ritengo colpevole. Voglio dire, nessuno ha dimostrato
ma nessuno è tenuto a dimostrare il contrario. L'onere della prova tocca all'accusa. Il difensore può anche non parlare. Sta scritto nella Costituzione, quinto emendamento. Ne avrà sentito parlare. Certo che ne ho sentito parlare, so di che si tratta. Comunque lo ritengo colpevole. Bene, passiamo avanti. Dunque, per prima cosa prendiamo il vecchio che abita proprio al secondo piano sotto la stanza di Alberto Lucini. La notte dell'assassinio, alle 12:10, costui sente un gran baccano provenire dall'alloggio sopra il suo. Ha dichiarato che gli è sembrato un litigio. Poi sente il ragazzo che dice al padre: ora ti ammazzo. Benissimo. Un secondo dopo sente il tonfo di un corpo che cade. Corre alla porta del suo alloggio, guarda fuori e si accorge del ragazzo che si precipita giù dalle scale fuori di casa. A questo punto cosa fa? Chiama la polizia, che quando arriva trova quell'uomo con un coltello conficcato, quattro dita all'interno del petto. E il commissario ha stabilito l'ora del decesso proprio intorno alla mezzanotte. Benissimo, e cosa vuole dire? Tutta la deposizione del giovane è inconsistente. Ha detto di essere andata al cinema, abbastanza ridicolo, no? Non è riuscita a ricordarsi nemmeno che film abbia visto. Ma è benissimo. Lei ha perfettamente ragione. E poi c'è la donna dall'altro lato della strada. Se non è decisiva la sua testimonianza, di decisivo non c'è più niente. Giusto? La donna ha praticamente assistito al delitto, no? Procediamo con un minuto. Una donna se ne sta, non riesce a dormire, fa caldo come sappiamo, a un certo punto guarda fuori dalla finestra e vede il giovane che pianta il coltello in corpo al padre. Quel ragazzo lei lo conosce da sempre, la sua finestra è proprio di rimpetto a quella di lui, al di là dei binari della ferrovia sopraelevata, ha giurato di averlo visto. Attraverso i finestrini di un treno in corsa. Già, ma in tribunale è stato dimostrato che attraverso i finestrini di un treno in corsa che sta passando sui binari della ferrovia sopraelevata si può vedere quello che accade dall'altro lato della strada. È stato dimostrato. Vorrei farle una domanda. Perché lei ha creduto? Anche quella donna è una di loro, no? Vogliamo fare lo spiritoso? Cari signori, cari. Venga, signore, si accorga. Non c'è bisogno. Stiamo bene. Riprendiamo le cose con calma. Tocca a lei. Io passo. È nel suo diritto. E lei che ne pensa? Ma non so. Sono rimasta convinta dopo la testimonianza di quelli là in fondo all'acqua, che non hanno detto di una lite che avrà il figlio verso le 7 di sera, ma può darsi che ti sbagli. Mi pare che fossero le 8, non le 7. Esatto, erano le 8. Hanno detto di aver udito il padre colpire 2 volte il figlio e di aver visto il ragazzo uscire di casa con aria cupa. Ma questo che cosa prova? Ma non prova nulla in realtà. Fa soltanto parte del quadro. Non ho detto se provassi qualcosa. C'è altro? No. E lei? Ma che ne so? È già stato detto quasi tutto. Si può andare avanti a parlare di questa storia per un giorno intero. Ma mi sembra che sia un'inutile perdita di tempo. Diamo un'occhiata ai precedenti del ragazzo. A 15 anni è stato in riformatorio, aveva rubato un'auto, è stato anche arrestato per tentata rapina, è stato pizzicato per rissa con coltello. A quanto pare aveva piantato il coltello nel braccio di qualcuno. Ah, un bel campione. Dall'età di 5 anni suo padre non ha fatto che picchiare, che prenderlo a pugni. Avrei fatto anch'io lo stesso, con un tipo simile. Prova. Colpa.
Ho un figlio. Ricordo quando avevo 8 anni, lo vidi litigare con un suo compagno di scuola. Scappò invece di dare. Bene, io quando lo vidi, gli dissi lì, su dei piedi: figlio mio, o faccio di te un uomo, ti rendo a pizzetti. Ricordo un'altra volta, aveva 15 anni, mi colpì in pieno viso, è grande e grosso, sono 3 anni che lo vedo, è un grato, ci si cava il cuore, a forza di lavorare. Continuiamo. Mi pare che stiamo perdendo il filo. Questo ragazzo è, diciamolo chiaramente, il prodotto di un ambiente corrotto e di una famiglia inesistente. Non è colpa nostra, signore Durante. Non è colpa nostra. Non siamo qui per indagare le ragioni per cui i passifondi sono la culla della criminalità. Lo sono e basta. Voi lo sapete quanto me. I ragazzi che crescono in questi quartieri sono una minaccia potenziale per la società. Ben detto, io non ci voglio avere niente a che fare, ve l'assicuro. Io sono vissuto nei bassi fondi tutta la vita. Beh, un minuto adesso. Cambiami il cortiletto pieno di immondizie. Forse ne porto ancora un puzzo addosso. Siamo ragioni. Vabbè, qua non si vuol fare il suo riferimento personale. Ma via il riferimento personale! Ma sicuramente, collega, non avrà voluto alludere a lei. Questa è una suscettibilità che comprendo molto bene. Smettiamola di punzecchiarci. Stiamo perdendo tempo. Tocca a lei. Ecco, ho sempre avuto una strana sensazione durante il processo. Penso che il collegio di difesa non ha interrogato a fondo i testimoni. Eppure era stato incaricato della difesa del ragazzo dal giudice, no? Credo che l'avvocato difensore non se la sia presa molto a cuore. Troppe domande non sono state poste. E quelle che sono state poste... Prendiamo per esempio quel grazioso coltello a corda. Quello, per intenderci, che quell'angioletto di ragazzino ha ammesso di aver comprato. Benissimo, parliamone pure. Anzi, diamogli un'occhiata. Desidererei rivederlo, signor Presidente. Lo sappiamo tutti come fa, perché bisogna continuamente vedere gli oggetti in giudizio. Il collega ha il diritto di vedere da vicino tutti gli oggetti prodotti in giudizio. Vabbè, accomodatevi pure. Questo coltello è un discreto capo d'accusa, non le pare? Infatti. Il ragazzo ha ammesso di essere uscito di casa verso le 8 di quella sera, dopo aver preso qualche ceffone dal padre. O qualche pugno. Si è recato in un grande magazzino del quartiere e ha acquistato un coltello. Dopo aver venduto il coltello al ragazzo, il padrone del negozio viene arrestato. È un coltello di tipo insolito. Il negoziante l'ha riconosciuto e ha dichiarato che era l'unico di quel genere che avesse in vendita. Perché il ragazzo ha acquistato il coltello? Per farne dono a un amico, dice. Dico bene? Benissimo. Certo, vedi che dice bene. Ma ascoltiamola questa, secondo lei sì che sarà possibile. Poi il ragazzo ha ammesso che mentre tornava a casa il coltello deve essergli caduto da un buco nella tasca della giacca e non l'ha più visto. Ma queste sono menzogne, signor giurato. Voi lo sapete cosa è accaduto in realtà. Il ragazzo si portò a casa il coltello e qualche ora dopo lo usò contro il padre. Ebbe cura persino di fare sparire le impronte digitali.
chiamato in causa hanno riconosciuto questo coltello. Ora lei vuol farmi intendere che qualcuno lo raccattò per strada, raggiunse l'abitazione del ragazzo e lo usò per trafiggere il padre, così, tanto per far qualcosa? No, voglio dire, il ragazzo può aver perduto il coltello e qualcun altro può aver ucciso il padre con un coltello analogo. È possibile. Date un'occhiata a questo coltello, per favore, signor Gerardo. È un coltello molto originale. Io non ho mai visto uno simile in vita mia. Nemmai l'avevo visto uno simile il negoziante che l'ha venduto alla ragazza. Non le sembra di volerti fare ammettere una coincidenza piuttosto inammissibile? Io non voglio far ammettere nulla a nessuno. Dico soltanto che è possibile. E io dico che non è possibile invece. Ma che gioco sta giocando? Chi crede d'essere lei? Ma silenzio, facciano silenzio, per favore. No, guarda, è identico. Dove l'ha trovato? Comprato ieri sera in un negozietto di ferri vecchi all'angolo della casa dove sta il ragazzo. Costa $2. Una bella trovata. Oh, c'è una bella trovata. Ma intanto lei non ha risolto un bel niente. Perché ci fossero anche 10 coltelli identici a quello. Che cosa vuol dire? Può darsi che ci siano. Quel ragazzo ha mentito. E lei lo sa. Può darsi che abbia mentito. Lei che cosa ne pensa? Che domanda sciocca. Certo che ne dico. E lei che cosa crede? Non ha bisogno di che. Anche lei pensa che abbia mentito. Ma io non saprei. Un attimo, per favore. Ma lei che cos'è? È l'avvocato del ragazzo. Senta, siamo ancora in 11 a credere che sia colpevole. Lei è solo. Se continua a mandare vuoto al pronunciamento della giuria, il ragazzo subirà un nuovo processo e sarà considerato colpevole. Com'è vero che è nato? Forse ha ragione. E allora che cosa credi di poter fare? Rischiamo di rimanere qui tutta la notte. Non si tratta che di una sola notte. Un uomo può morire. Thank you.
colpevole. 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 Innocente. E colpevole. Questa sì che è bella! Insomma, chi è stato? Mi sembra che si abbia il diritto di saperlo. Un momento, scusate. Avevamo deciso che la votazione sarebbe stata segreta. Io credo che se il votante desidera che il segreto sia mantenuto, abbiamo tutto il diritto di rispettarlo. Segreti? Ma che cosa sta dicendo? Qui dentro non ci sono segreti. È stato visto scappare per le scale. Giusto. E non
basta. E dai, sembra di parlare col telefono guasto. La donna ha assistito al diritto attraverso i finestrini di un treno sopraelevato in movimento. Il treno era composto di 5 vagoni. La donna ha assistito alla scena attraverso gli ultimi 2 vagoni. Ricorda i minimi particolari. Appunto, e di questo lei che ne dice? Non lo so. Non ci vedo chiaro. Beh, allora io le consiglio di pensarci. Al diritto.
spiegarci la sua opinione. Perché il vecchio avrebbe dovuto mentire? Ecco, l'ho osservato a lungo. Aveva la giacca scucita sotto l'ascella, l'hanno notato. Era un povero vecchio, con una giacca sbrindellata, che si reggeva malapena su due bastoni. Mi pare di conoscerlo meglio di tutti i presenti. È solo un uomo insignificante, non è mai stato nulla in vita sua, di cui nessuno si è mai occupato. Non ha mai visto il proprio nome su un giornale. Sono 75 anni che nessuno lo conosce. È una cosa molto triste. È solo un uomo che ha bisogno di essere notato, ascoltato, interrogato, che ha bisogno di vedersi citato almeno una volta in vita sua. È una cosa d'estrema importanza per lui. E lei vuole insinuare che il vecchio ha mentito in tutta la deposizione solamente per darsi importanza? Ma non è che abbia precisamente mentito. Dico solo che forse è riuscita a far credere a se stessa di aver visto il ragazzo e di aver udito quelle parole, ecco. Questa, signori miei, è una storia più fantastica che abbia mai sentito in vita mia. Mi dica come si fa a inventarsi una storia del genere. Io lo so per esperienza. Va bene, c'è altro? C'è qualcuno che desidera una pasticca per la tosse? Avanti, continuiamo. Benissimo. Mi pare che abbiamo dimostrato che il vecchio non abbia potuto mantenere al vito di dire ragazzo la parte ora piano. Ma ammettiamo per un momento che l'abbia veramente udito. Ma quante volte ognuno di noi nella vita di tutti i giorni usa questa stessa frase? Ora ti ammazzo. Ma sì, figliuolo, se lo fai un'altra volta ti ammazzo. Dagli Rocky, ammazzalo! Ma centinaia di volte forse, ma non per questo siamo sul punto di uccidere nessuno, no? Un minuto. La frase era, ora ti ammazzo. Il ragazzo la gridò con tanto fiato quanto ne aveva in corpo. Ora non mi venga a dire che grida una quella frase e soprattutto in quel modo, domenica ci insegna. E come no? Mi permetta una domanda. Ma lei crede davvero che il ragazzo, poco prima di uccidere il padre, avrebbe urlato ora ti ammazzo con tutto il fiato che aveva in corpo, in modo che tutto il vicinato potesse sentirlo? Ma io non credo proprio. È troppo intelligente. 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 È un lazzarone. Ignorante. Volgare. Gente che non sa nemmeno la grammatica. Gente che non sa nemmeno la grammatica. Chiedo di cambiare il mio voto di innocente. Ne è sicuro? Sì, sono sicuro. I voti stanno 9-3. A vantaggio la tesi di colpevolezza. No, ma dico io se non è colpo. Ma su che cosa si basa? Sulle storielle che questo qui ci è venuto a raccontare. Ma è uno che dovrebbe scrivere libri gialli, farete denari a palate. Insomma, ma sto ragazzo l'avvocato ce l'aveva, sì o no? E allora perché queste eccezioni non le ha sollevate il suo avvocato? Gli avvocati non possono sempre pensare a tutto. Ma caro collega, lei sapeva menare il campionato. Ora ci vuol far credere che il vecchio non si è alzato dal letto per correre alla porta e vedere il ragazzo che se la squaglia 15 secondi dopo l'omicidio. L'ha detto solo per darsi dell'importanza. Scusi, il vecchio ha detto di essere corso alla porta? Corso? Andato? Che importanza ha? C'è andato con tutto. Io non ricordo quel che ha detto, ma non vedo come ha detto di correre. Ha detto di essere andato dalla camera alla porta d'ingresso, non basta? E dove era situata la camera da letto? In un punto che dà sull'ingresso. Non è quello che si ricordava di tutto? Questo non se lo ricorda? No. Anzi, desidererei dare un'occhiata alla pianta dell'appartamento. Signor Presidente. Perché non facciamo ricominciare il processo da capo? Così che lei possa chiarirsi le idee. Signor Presidente, ho sentito. Ma che scopo questo? Ma come mai lei è l'unico di questa giornata?
tratta di stabilire come un uomo che negli ultimi 3 anni ha avuto 2 colpi apoplettici e cammina con 2 bastoni possa aver percorso la distanza che c'è tra camera sua e l'ingresso del suo appartamento in 15 secondi. Che è detto 20. Ha detto 15. Oh, insomma, 15, 20. Che importanza ha? Non ci si può pronunciare su questo fatto. Ha detto 15. E con assoluta certezza. È un vecchio. Lo avete sentito? Per tutta la sua deposizione. Si è mostrato vago e confuso. Come può aver detto con assoluta sicurezza qualsiasi cosa abbia detto? Dove si è svolto il delitto. L'appartamento del vecchio al piano di sotto è praticamente identico. Qui ci sono i binari della ferrovia sopraelevata, qui c'è la camera da letto, un'altra camera, tinello, bagno, cucina. E poi il corridoio che conduce alla porta d'ingresso. E qui ci sono le scale per scendere. Ora, il vecchio stava in camera da letto. Ha sentito il tonfo del corpo che cadeva, è andato alla porta, ha percorso il corridoio e ha aperto la porta d'ingresso dell'appartamento, giusto in tempo per vedere il ragazzo che scendeva le scale. Esatto. La versione dei fatti è questa. E tutto questo 15 secondi dopo aver udito il tonfo del corpo che cadeva. Esatto. Dunque, il letto è qui, sotto la finestra. Ci sono 3,5 metri dal letto alla porta della camera. Il corridoio è lungo 14 metri e 60 centimetri. Ora, il vecchio avrebbe dovuto alzarsi dal letto, prendere le stampelle, percorrere 3,5 metri fino alla porta, aprire la porta, percorrere 14 metri e 60 centimetri di corridoio, aprire la porta dell'appartamento, e tutto questo in 15 secondi. Ma vi pare ammissibile? Certo che è ammissibile! Attenzione, l'uomo camminava muy lentamente anche in aula, era muy faticato. Hanno dovuto aiutarlo a salire sulla pedana del testimone. Beh, ma a sentir lei sembra che si tratti di un vero viaggio che poi in realtà non lo è. Per un vecchio che cammina con 2 bastoni, non è vero. Ma cosa fa adesso? Voglio fare la prova. Misurato a passi 3,5 metri, la distanza dal letto alla porta della camera. Ma lei è matto, ma non la si può mica rifare una prova del genere. Ma se si potesse provare sarebbe una prova molto importante questa. Perfetto, poi fate pure. Ma lasciamoli fare questa prova. Qualcuno può darmi una sedia? Certo. Sì. Dunque questa sarà la porta della camera da letto. Ora, che distanza vi pare ci sia da questa sedia alla mia? Ma saranno 7 metri, su per giù. Benissimo, quindi andata e ritorno sono 14 metri. È poco meno della distanza del corridoio. Di qualche palmo. Ma questa è pura follia. Ma che cosa la induce a credere che... Mi dispiace se verifichiamo. Non ci vogliono che 15 secondi, secondo lei. Possiamo concederci. Ora, qualcuno ha l'orologio con la sfera dei secondi? Io. Benissimo. Allora terrà lì. Quando vuole che io parta, batta un colpo forte per terra. Sarà il tonfo del corpo che cade.
E poi mi cronometri a partire da quell'istante. Ammettiamo pure che tenga le stampelle vicino a lei. Tutto a posto? A posto. Benissimo. Io sono. Più svelto! Quello che arrivava più svelto! Mi pare che il signore vada più veloce di come andava il testa in aula. Se vi pare che deve andare più svelto, posso anche... D'accordo. Quanto ho impiegato? 15, 20, 30, 31 secondi esatti. 31 secondi? Ora, può darsi che il vecchio... mentre percorreva il corridoio abbia udito qualcuno che scendeva per le scale e abbia creduto che fosse il ragazzo. Probabilmente è stato proprio così. Ha creduto! Ora sentitemi bene, io di falso, di tamia, ne ho visti di ogni genere. Ma una simile messa in scena, passa ogni limite. Stia zitto! Dal becco, ma lasciatemi, io l'ammazzo! Non vorrà mica dire che ha intenzione di ammazzarmi sul serio. Qualcosa non fa, signori? Ho udito del chiasso. No, non c'è nulla che non fa, Porti via questa roba che non ci serve più. Non vedo perché ci si debba comportare da bambini in un luogo come questo. Nemmeno io. Noi qui abbiamo una responsabilità molto importante. Siamo qui per perorare le ragioni più importanti di tutta la democrazia. Siamo qui perché siamo stati, come si dice, convocati. Per decidere dell'innocenza, della colpevolezza di un uomo, di una persona che non abbiamo mai visto prima e che non vedremo mai più nella nostra vita. Questa è una cosa molto importante, per questo che siamo forti. Perché non abbiamo niente da perdere o da guadagnare con il nostro voto. Non esiste nessuna ragione personale. Per questo siamo forti. Beh, non abbiamo ancora concluso ben niente. Qualcuno ha un'idea sensata da suggerire? Beh, direi che si potrebbe tentare un'altra votazione. Che ne pensi, signor Presidente? Ma io sono d'accordo. C'è qualcuno che non vuol votare? Va bene, passiamo ai voti. Sì, d'accordo. Io desidero che si voti per appello nominale.
Voglio conoscere la posizione di ciascuno di voi. La proposta è ragionevole. Tutti d'accordo? Sì. Bene. Allora vi chiamerò per nome. Io voto colpevole. Giurato 2. Innocente. Giurato 3. Colpevole. Giurato 4. Colpevole. Giurato 5. Innocente. Giurato 6. Innocente. Giurato 7. Colpevole. Giurato 8. Innocente. Giurato 9. Innocente. Giurato 10. Colpevole. Giurato 11. Innocente. Giurato 12. Colpevole. I voti sono 6 contro 6. No, ma no! Il delitto lo stiamo commettendo proprio qui! In questa stanza! Io sono pronto a tornare in tribunale e a dichiarare che è impossibile metterci d'accordo. E continuare in questo modo è assolutamente inutile. Mi associo. Riportiamo la cosa al magistrato e lasciamo che il ragazzo corra i suoi rischi con altri 12 giurati. Vuol dire che ancora non le sembrano sussistere ragionevoli dubbi? No, non mi sembrano sussistere. Mi scusi, ma forse lei non comprende il significato della parola ragionevole dubbio? Ma come non capisco? Ma come si permette di parlarmi in questo modo? Ma l'avete sentito quest'uomo? È arrivato qui, con la lingua fuori, per mettere al sicuro la pelle. E ancora non ha ripreso fiato che già vuole insegnarci a essere membri di una giuria. Una bella faccia tosta. Scusi un attimo, qui nessuno ha chiesto a lei da dove è venuto. Io qui ci sono nato. O da dove è venuto suo padre. Forse non ci farebbe male imparare qualcosa dalla gente che è arrivata qui con la lingua di fuori. Forse possiamo imparare qualcosa che non sappiamo. Non siamo poi così perfetti. Prego. La ringrazio, ma sono abituato, non importa. Non è vero che non importa. Va bene, va bene. Mi dispiace. È questo che volevo, proprio questo. Smettiamola con le discussioni. C'è qualcuno che ha da fare qualche proposta concreta? Una cosa me lascia un po' perplessa. Questa storia della coltellata e il modo in cui è stata inferta, dall'alto in basso, no? Non mi dica che vuole riesaminare anche questa cosa, che è già stata ampiamente dibattuta in tribunale. Sì, lo so, ma io non sono d'accordo. Il ragazzo è 1,87 m. 1,72 m. Il padre era 1,87 m, una differenza di 15 centimetri. Com'è possibile vibrare una coltellata nel petto di qualcuno più alto di te di 15 centimetri? Ah. Ho capito. Lei non sarà contenta finché non avrà rivisto la scena. E voglio offrirgliene l'occasione. Bene. Mi serve un volontario. Oh. Attenzione. Non vorrei farlo. Saranno questi 15 centimetri? Così sono altri più di 15 centimetri. Va bene. Che siano pure più 15-20. Non cambia. Ecco come farei. Dall'alto verso il basso. Ma che le prego? Calma, calma. Non si è fatto male nessuno. No, non ci sono feriti. Ecco l'angolo disegnato. Guardate bene. Dall'alto verso il basso e poi dentro. Così farei ad accoltellare una persona più alta di me di 15 centimetri. Dall'alto in basso, giusto? Non ci sono discussioni. Ha mai dato una coltellata? No, naturalmente. E lei? Oh, che sciocchezze! L'ha mai dato una? No! Allora come fa a sapere come si fa a darla? È una questione di buon senso.
Mi permetta una domanda. Il ragazzo era un accoltellatore esperto. È stato anche mandato in riformatorio per una rissa con coltello, giusto? Esatto. Ecco, e allora guardi qui. Ma non le sembra un modo scomodo per mangiare un coltello a me? Ma perché lo domanda a me? Un minuto, per favore. Ma che diamine, dia. Ha mai assistito una lotta col coltello? Sì, che ho assistito. A cinema? Nel cortile di casa mia. Sulla tua terrazza di casa. Sullo spiazzo, dall'altro lato della via. Ne ho viste tante. I coltelli a serramanico fanno parte dell'ambiente in cui sono vissuto. Curioso che non ci abbia pensato finora. Ma forse queste sono cose che uno cerca di dimenticare. Chiunque abbia mai adoperato un coltello a molla non vibrerebbe mai un colpo dall'alto in basso. Non lo si maneggia così un coltello a molla. Lo si maneggia così, da basso in alto. Nel qual caso non può essere stato il ragazzo a infliggere la ferita che ha ucciso suo padre. No, non può essere stato lui. Almeno se aveva qualche pratica di lotta col coltello. Beh, io non ci credo. Neanch'io. Quest'uomo sta cercando di farci vedere un sacco di favole. Cosa fate? Ascoltatemi! Io sto
sono cercato di dirvi quello che penso. Quella gente che non vale una riga, non c'è nessuno che valga un dottore. Io sto solo cercando di mettermi in guardia, dovete ascoltarmi. Quel giovane era sotto processo. Insomma, ascoltatemi, io sto solo cercando di farti ragionare. Basta! Chiuda quella bocca e faccia silenzio. Io sto solo cercando... Sto solo cercando di spiegare. Certo non può avere avuto tempo di mettersi gli occhiali. Ecco,
Io credo che la donna abbia creduto di vedere il ragazzo attraverso il finestrino del treno in corsa. Ma affermo che può averlo visto solo confusamente. Ma come fa lei a sapere quel che ha visto? Ma può darsi che sia presbite. Ma insomma, ma come fa costui a sapere sempre tutte queste cose? Qualcuno ritiene che non vi siano motivi di ragionevole dubbio? Io lo ritengo colpevole. Chi altro? No, mi ha colpito. Lei è rimasto solo. Me ne frego altamente di essere rimasto solo. Io ho il diritto di avere la mia opinione. Ma certo. Che volete altro? Io vi ho detto che per me quel ragazzo è colpevole. Che cosa volete di più? Sapere i motivi di questa sua convinzione. Perché ho già detto che non ci convinco. Ce li ripeto. Abbiamo tempo. Senta, lei è la persona che ci vuole. È la persona che ha portato tutti gli argomenti fino adesso. Non mi può andare a dire adesso. Un colpevole sta per essere rimesso in libertà. Un delinquente pericoloso. Mi spiace, avevo un ragionevole dubbio, mi si è insinuato nella mia mente. Aspettiamo. Riate di fare una paura. Torneremo in tribunale e dichiareremo al giudice che non è stato possibile metterci d'accordo, ecco sì, è questo quello che faremo. In questo caso possiamo soltanto sperare, forse una notte o l'altra, tra un mese o due, gli riuscirà di nuovo di dormire. È rimasto solo. Ci vuole un certo coraggio per rimanere soli. Va bene.